Diamo il buongiorno a Mirko Coratti, presidente dell'Assemblea Capitolina e candidato al Consiglio Metropolitano. Buongiorno a tutti voi. Domenica ci saranno queste elezioni per questo ente di secondo livello, elezioni che purtroppo non saranno aperte ai cittadini, gli unici a poter esercitare il diritto di voto saranno i consiglieri dei comuni di Roma e della provincia. Volevo chiederle qual è la sua idea dell'area metropolitana e di questo nuovo ente che andrà a sorgere, quali sono le competenze che a suo avviso deve esercitare? Beh, innanzitutto ci troviamo di fronte a una nuova struttura amministrativa, quindi credo che sia importante il ragionamento sulla grande sfida, la sfida che gli amministratori di Roma e provincia dovranno fare tutti quanti insieme per costruire un nuovo modello di amministrazione, soprattutto che guardi quelle che sono le necessità dei nostri concittadini, a partire dai servizi, a partire dai trasporti, a partire dalle infrastrutture in generale, alla formazione, così come diciamo la vecchia provincia. Io credo che questa sia un'opportunità che oggi si presenta alla nuova classe dirigente, diciamo, del paese, in questo caso dell'amministrazione, per far vedere effettivamente quello che si può mettere in campo da un punto di vista proprio della qualità della vita e dalla capacità, anche in un momento complicato come quello che stiamo vivendo da un punto di vista economico, di nuove opportunità. La città metropolitana intesa come tale, quindi come area Roma e della provincia di Roma, se noi consideriamo che ha, come dire, due grandi infrastrutture già esistenti, ad esempio, esistenti, diciamo, importanti in Italia, ma anche in Europa, come l'aeroporto di Fiumicino, che tra l'altro è uno dei aeroporti più importanti d'Europa, non solo, il porto di Civitavecchia e tutto quello che chiaramente è in questo tessuto straordinario che è fatto di Roma e della provincia. Credo che sia importante soprattutto il ruolo che svolgerà, ad esempio, immaginando quei piccoli comuni che purtroppo a volte vivono le difficoltà dei propri bilanci, come la maggior parte in questo momento dei comuni italiani, che in qualche caso questo ente può continuare a sostenere, immagino gli anziani, penso ai giovani, ma soprattutto penso ai ragazzi che cercano la prima occupazione e che in qualche modo, diciamo, questa infrastruttura, se coordinata, se ragionata, se costruita bene tutti insieme, dando oggi, come dire, battezzandola oggi, ma soprattutto domani, dando il mandato ai cittadini di eleggere i loro amministratori, penso che sia un'opportunità. Non dobbiamo confondere, le questioni, perché spesso in questi giorni qualcuno ha buttato un po' di benzina sul fuoco dicendo che forse i problemi di Roma potevano essere trasferiti alla provincia. Io credo che queste due grandi realtà, se vogliamo continuare a distinguerle, cosa che io non voglio fare, perché quando si parla di città metropolitana si parla di un territorio unico, noi in qualche modo dobbiamo, come dire, cercare di sdrammatizzare le cose che qualcuno ha raccontato in questi giorni. Roma è un'opportunità per l'ex provincia e la ex provincia, così la voglio guardare, è un'opportunità per Roma. Territori importanti che si estendono, diciamo, di fatto, dal raccordo, ma come tutti noi sappiamo Roma è oltre, e i comuni, se pensiamo alla parte di Burtina che va verso Tivoli, e non solo, se pensiamo ad esempio alla parte di Fiumicino, dove abbiamo la Fiera di Roma che sta diciamo, nei confini della città di Roma, ma di fatto il territorio è unico, noi dobbiamo ragionare sulle opportunità che diciamo, quest'area importante, quest'area vasta, e in qualche modo, come prevede la legge Rio, si tratterà poi di lavorare sulle aree omogenee. Possono essere un'opportunità effettiva per i nostri concittadini, almeno di opportunità di lavoro. Concludo con questa battuta. Ricordiamoci che per molto tempo Roma e la provincia di Roma sono stati il primo PIL d'Italia. Ecco, noi dovremmo riprendere questo percorso virtuoso, ridando attraverso questa grande opportunità di una semplificazione amministrativa, burocratica, per rendere i servizi più snelli e per rilanciare chiaramente il lavoro. La domanda a bruciapelo: in caso di elezione manterrà la sua carica di presidente dell'Assemblea Capitolina? Risposta a bruciapelo, penso assolutamente di sì, perché non è previsto da nessuna parte, diciamo, il fatto di dimissioni. Non credo che nessuno si debba dimettere da nulla, compresi i sindaci se saranno eletti, i consiglieri comunali che svolgono il loro ruolo. È importante insieme costruire
un percorso, anche perché qui noi, parliamoci onestamente, dal 5, dal 6 iniziamo un percorso che si concretizzerà probabilmente a gennaio nella partenza e quindi nell'elaborazione dello statuto che è il cuore della città metropolitana, coinvolgendo soprattutto, perché lo prevede la legge, l'assemblea dei sindaci, e quindi con grande partecipazione noi dobbiamo costruire questo ente. Immagino ognuno per la propria esperienza che ha maturato nel proprio ente locale, e quindi questo sarà, come dire, ancora più importante per un interscambio amministrativo-culturale per integrare ancora di più quelle che sono le opportunità dei nostri territori. Il tema di cui si sta dibattendo da qualche mese a questa parte sull'area metropolitana di Roma, tolte le competenze, è chiaramente quello del vice sindaco o vicepresidente dell'area metropolitana. Si sono fatti molti nomi, quello del consigliere comunale, ad esempio Gianni Paris, anche il suo e ad esempio del sindaco di Monterotondo Alessandri. Volevo chiederle inizialmente qual è secondo lei l'identikit perfetto del vicepresidente o vice sindaco dell'area metropolitana, quali sono le prerogative che deve avere per poter al meglio esercitare questo ruolo, soprattutto senza dare l'impressione che questo nuovo ente sia romanocentrico, che è poi il timore di tutti gli altri 120 comuni della provincia di Roma. Ma io credo che questo sia più un messaggio di chi poi alla fine è addetto, diciamo, alle vecchie liturgie dei partiti. Io non credo, diciamo, in questo ragionamento della trattativa di chi fa cosa, non mi appassiona il tema di chi fa il vice sindaco, chi fa il delegato. Io penso che noi dobbiamo parlare di programmi, io credo che noi ci dobbiamo confrontare con quella che è una nuova prospettiva di sviluppo del nostro territorio. E rispetto a quelle che sono chiaramente le capacità di ogni amministratore, lei ha fatto dei nomi importanti, di colleghi che hanno maturato nella loro esperienza amministrativa delle grandi qualità. Quindi credo che tutte le persone che sono oggi in campo possano dare un valore aggiunto. Chi fa cosa non mi interessa, credo che appartenga a un vecchio linguaggio, e mi dispiace purtroppo che in questa fase una parte del Partito Democratico, se non tutto, nel passato si sia caratterizzato più per chi fa cosa che invece parlare di programmi di sviluppo del nostro territorio. Noi siamo in una nuova fase, questa fase va colta, la grande opportunità che abbiamo in campo è quella di un nuovo ente, e ci vuole, come dire, coraggio, la famosa frase che viene raccontata, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Ecco, noi insieme dobbiamo costruire queste nuove opportunità per i nostri concittadini. E lo dico chiaramente, chiudendo chiaramente il ragionamento. Alla fine sceglierà Ignazio Marino, cioè la legge dà i poteri al sindaco di Roma, chiaramente li concerterà con la classe dirigente, immagino che verrà eletta, ma noi dobbiamo pensare al nuovo modello di città metropolitana che dobbiamo costruire. Il resto, come dire, fa parte del gossip. Chi sarà, se uno è alto, è bello, ha gli occhi azzurri o meno, non facciamo né film né tantomeno i calciatori, facciamo gli amministratori e ci dobbiamo occupare delle cose serie. A parte del gossip, anche una, diciamo così, strisciante, se vogliamo, polemica all'interno della maggioranza tra PD e SEL sul partito del futuro vice sindaco. Cioè, sembra che SEL comunque richieda una posizione in questo senso, su questa nuova figura, ovviamente in caso di elezione di suoi membri all'interno del Consiglio metropolitano. È gossip anche questo, o in realtà c'è un tema che nella maggioranza si sta dibattendo per cercare di comporre tutti i pezzi del mosaico? Sicuramente è importante comporre i pezzi, però io aspetterei qualche giorno per entrare in dinamiche che appartengono chiaramente a una discussione che ancora va costruita. Noi dobbiamo vedere come si uscirà dalle urne, nulla è scontato, e quindi da questo punto di vista bisognerà ragionare anche rispetto ai numeri e le percentuali che verranno prese, anche se questo tipo di elezioni praticamente dà un po' il quadro già all'inizio. Il dibattito è in campo, noi siamo una maggioranza, diciamo, che ha all'interno SEL e liste civiche, e quindi comunque credo che sia corretto da parte di tutti gli esponenti ragionare su quelle che possono essere le opportunità, io immagino non individuali, ma di sviluppo e di costruzione di quest'ente, governandolo, essendo una maggioranza coesa. Riprendo un passaggio precedente. Quali sono i pro e i contro, secondo lei, di un'eventuale nomina da parte di Ignazio Marino di un vice sindaco che sia espressione di Roma Capitale?
Ma io non vedo né pro né contro. Io credo che Ignazio Marino, nella sua libertà di sindaco e come sta dimostrando, come ha dimostrato in questo anno, in una propria piena autonomia, lui sceglierà, credo, la persona più adatta. Personalmente, in un ragionamento ampio, è una squadra che lavora insieme, non certo il vice sindaco, i quattro delegati possono risolvere i problemi della città metropolitana. Credo che il tema che noi dobbiamo porci è come costruire insieme ai sindaci, tutti i sindaci 121, 120, diciamo, esclusa Roma, questo ente a servizio dei nostri concittadini. Io credo che la partita sia questa, che il tema di ragionare su uno statuto largo che possa rappresentare tutte le realtà, ma soprattutto quelle più deboli dei nostri territori della città metropolitana, sia un'opportunità che dobbiamo cogliere. Poi chi fa cosa è un tema che vedremo a gennaio, la questione è lontana, insomma, i temi in campo ci sono molti, mi sembra anche nell'agenda del governo ci siano vicende interessanti che si stanno affrontando sui temi del lavoro e non solo, c'è un tema che riguarderà la finanziaria. Siamo a ottobre, aspettiamo gennaio prima di entrare nelle dinamiche del Totonomi, che è sempre quello magari che appassiona più la parte, scusate, giornalistica, che probabilmente Della i politica. nostri concittadini e la politica soprattutto, perché sì, questo sì. Chiudiamo tornando, passando dall'area metropolitana, torniamo a Roma Capitale, in particolare nell'Assemblea Capitolina che lei presiede. È giunto il momento della discussione della delibera sulle unioni civili, un tema che si è, diciamo, riscaldato, diciamo così, ulteriormente con l'intervento della compagna dell'ex premier Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, nella giornata di chiusura al Gay Village. Io volevo chiederle se, vista anche l'apertura di Forza Italia, almeno questo è il messaggio che Berlusconi ha lanciato ai suoi su questo tema, se il PD che ha firmato la delibera è unito per arrivare alla sua approvazione a breve e se vede rispetto a questo tema un quadro cambiato all'interno dell'Assemblea Capitolina, soprattutto mi riferisco all'opposizione, cioè se c'è un'apertura anche da quelle parti. Quella che è la mia sensazione, queste ultime ore rispetto all'opposizione capitolina, ma è una mia sensazione, mi sembra che non sia cambiato nulla rispetto alle parole, della dottoressa Pascale che ha fatto alla chiusura proprio dell'ultima sera del Gay Village. Credo che il Partito Democratico, la maggioranza, abbia mantenuto un impegno preso con tutta la coalizione di portare e calendarizzare entro il 25 di settembre un provvedimento. Chiaramente questo è un provvedimento, diciamo, da un punto di vista che altera alcune sensibilità. Credo che ancora una volta l'Assemblea Capitolina dimostrerà la capacità di affrontare un dibattito serio su questioni serie, perché ricordiamo che l'Unione Civile è un tema che riguarda tanti tanti cittadini. Dopodiché ognuno, credo io, rappresenterà col proprio voto quello che pensa rispetto al registro delle unioni civili. Il Partito Democratico ha dato libertà di voto, quindi ogni esponente deciderà come votare. Dall'altra parte l'opposizione farà il suo ruolo d'opposizione, però a quella che è la mia sensazione, mi sembra di aver percepito che c'è battaglia. Qualche ordine del giorno, posso dirlo, è già arrivato. Ringraziamo il presidente dell'Assemblea Capitolina, Mirko Coratti. Grazie a voi, grazie.